Nel 1696 Giovanni Bernoulli, che apparteneva a una nota famiglia di matematici svizzeri, pose ai suoi contemporanei questo problema. Dati due punti A e B in un piano verticale, determinare la curva che inizia in A e termina in B e che permette a un punto pesante P di scivolare da A verso B nel tempo minimo. Si intende che il punto P sia vincolato a una guida liscia, priva di attrito, che congiunge A con B. La soluzione di questo problema è nota come brachistocrona, cioè curva di tempo minimo dal greco. Si potrebbe pensare che la soluzione di questo problema sia il segmento che congiunge A con B, ma questo non è vero, come si può facilmente dimostrare calcolando il tempo impiegato da un punto per scendere da A verso B su questo segmento o piuttosto su un arco di circonferenza che congiunga A con B quando beta è uguale a 1. Per risolvere questo problema dobbiamo in realtà minimizzare un'integrale. L'integrale che vedete ci dà il tempo impiegato dal punto. Quindi dobbiamo trovare la funzione y di x che rende minimo il valore di questo integrale. Questo è un problema matematico di grande importanza perché possiamo considerare che sia l'inizio dell'area del calcolo delle variazioni, una disciplina matematica, un'area della matematica che è di grande importanza ancora oggi. Non è possibile spiegare in poche parole quale sia il metodo risolutivo di questo problema, però è possibile spiegare qual è la curva che risolve il problema. È un arco di cicloide. Cos'è una cicloide? Immaginiamo un disco che rotola senza strisciare su una guida orizzontale e pensiamo a un punto sulla circonferenza del disco che sia adesso solidale. Mentre il disco rotola, questo punto traccia una curva, nota come cicloide. Vediamo un disco che rotola su una guida che è posta alla stessa quota di A. Il disco rotola e vedete un punto P della circonferenza del disco che traccia una curva che inizia in A. Cambiando il raggio del disco avremo diverse cicloidi. Noi vogliamo arrivare nel punto B. Tra tutte queste infinite cicloidi ne troveremo sicuramente una che parte da A e raggiunge B. Si può dimostrare che questa è la curva che rende minimo il tempo impiegato dal punto per scendere da A verso B. Osserviamo che se beta è minore di pi greco mezzi, la cicloide parte da A e arriva in B con pendenza negativa, in discesa. Mentre se beta è maggiore di pi greco mezzi, ecco che la cicloide arriva in B in salita. In ogni caso, questa curva rende minimo il tempo impiegato dal punto per andare da A a B ed è per questo che è nota come brachistocrona.